Eccoci, ciao, buongiorno a tutti. Benvenuti alla lezione di Pilates dinamico. Oggi ci servono due asciugamanini perché dobbiamo un po' scivolare e quindi io penso sia una cosa facilmente recuperabile in casa. Dobbiamo riuscire a fare proprio un appoggio e sentire che si scivola facilmente. Quindi vi lascio un attimo di tempo per andare a recuperare due piccoli asciugamani. In realtà possono bastare, guardate, anche degli Scottex, se volete, perché comunque si scivola. Non sono necessari, è solo per agevolare una parte, diciamo, di esercizio che in parte abbiamo già fatto e con questa soluzione sarà ancora più facile e divertente, efficace. Bene, mettiamoci giù, adagiamo la nostra schiena sul materassino, sistemiamoci bene, qualche respiro, ascolto la mia schiena come sta, come appoggia naturalmente. Concentriamoci sul corpo, potete chiudere gli occhi per sentire meglio un po' i messaggi che il corpo manda, sulle sensazioni di rigidità, se avete un po' di fastidio alla schiena, com'è il vostro respiro. E quindi iniziamo a preparare il corpo per l'attività fisica, appoggiando, imprimendo bene il sacro. Vi ricordo sempre la differenza tra il solo appoggiare e l'imprimere, che subito vi dà una sensazione muscolare più forte. Risaliamo e appoggiamo il centro della schiena. State sempre molto attenti e attente nel questo posizionamento, perché vi assicuro, non è esattamente un automatismo, bisogna sempre ricercare, perché il peso, l'effetto del peso ci fa subito cambiare magari la posizione perché, non so, pensiamo meglio alla respirazione e quindi perdiamo il neutro. Come sapete, nel Pilates si integrano sempre tante informazioni e la difficoltà è riuscire a metterle in pratica anche tutte assieme. Quindi vado a sentire le ultime costole, da un po' che non andiamo a sentirle manualmente, quindi le seguo. Arrivo alla colonna vertebrale, definiamo questo punto dove si attaccano le ultime costole, centro della schiena e appoggiamo e schiacciamo, lasciando leggero il tratto lombare. Quindi appoggio la parte posteriore della testa, rimane uno spazio sotto al collo. Se soffrite un po' di cervicale, colmate questo spazio con un cuscino. Quindi questa prima linea centrale della colonna è stata sistemata, in una parola colonna in posizione neutra. Visualizzate anche la vostra box, molto importante, il rettangolo formato da anca anca, spalla spalla, ben piazzato, un po' come se fosse un mattoncino, di cemento, stabile a terra. Sciogliamo le scapole e le spalle, portando le spalle in alto il più possibile, elevando proprio le scapole e nel fuori l'aria al contrario, le vado a incastrare bene nella schiena senza perdere il neutro e con l'effetto a livello cervicale di sentire allungare il collo. Inspiro su e fuori l'aria allungo. Mantengo la box, mantengo il neutro nella schiena. Fantastico. Eleviamo le braccia al soffitto e riscaldiamo un secondo piano di lavoro per le scapole e le spalle. Allungati verso l'alto. Le scapole si allontanano dalla colonna vertebrale, fuori l'aria, le scapole si avvicinano. Inspiro su, tiro, 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 tiro e fuori avvicino. Inspiro su e fuori l'aria, avvicino. Braccia lungo i fianchi di nuovo, molto molto vicine al corpo, tanto vicine che vado a sentire il costato con la parte interna delle braccia. Quindi adesso inspiriamo profondamente, espandendo la gabbia toracica in tutte le direzioni e nel fuori l'aria attivazione della powerhouse dal basso verso l'alto. Ancora.
Inspiro, espando, 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 senza elevare le spalle, fuori l'aria, attivazione del pavimento pelvico, approfondimento dell'addome dal basso verso l'alto e quindi richiudo il costato nella fase finale del fuori l'aria. Ultima volta di preparazione, poi in realtà dobbiamo sempre cercare di respirare in questo modo e di integrarlo nel movimento. Inspira e fuori. Prepara i talloni in appoggio e la punta dei piedi sollevate, tutti e due, inspiriamo e nel fuori l'aria attiviamo bene la nostra powerhouse e andiamo a stendere entrambe le gambe fino alla completa distensione con i piedi flex e ritorno, inspiro. Questo movimento degli arti inferiori non deve turbare l'assetto della vostra box e l'assetto neutro della schiena. Inspira, attivazione della powerhouse e quindi fuori, 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 fuori e ritorno. Ancora una volta, fuori, 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 e ritorno. Rilassa le caviglie, eleva le braccia al soffitto, mi sposto per avere spazio, prepara le braccia in alto con i palmi avanti e da qui scapole bene nella schiena. Facciamo la stessa cosa, nel senso è un'estensione della scapola, della spalla, ovviamente l'estensione della spalla procurerebbe un inarcamento della schiena, ma non nelle nostre, e ritorno. Quindi apro, più estendo le braccia, più devo stare attenta al punto centrale della schiena che tende a staccarsi. Ancora uno. Molto bene, sapete già che faremo insieme gambe e braccia, quindi troviamo un po' di spazio. Inspiriamo e fuori l'aria apro. Il mio tronco è proprio come un mattone di cemento stabile che non subisce alcuna variazione malgrado il movimento dei nostri arti superiori e inferiori. Ora portiamo le gambe a tavolino, le braccia a metà circa dell'area delle cosce, uniamo le gambe ed eseguiamo gli Andred in una maniera semplificata rispetto a gambe distese basse, però li facciamo tutti, ok? Lasciatemi giù la testa, curate il movimento proprio della respirazione, bello ampio a livello delle costole, perché così andiamo a sollecitare bene anche le articolazioni costole-vertebre, visto che oggi andiamo a lavorare bene, a sciogliere bene la schiena. Quindi andiamo a muovere con vigore le nostre braccia, inspira per 5, espira per altri 5, le braccia si fanno sempre più lunghe, vai, inspira 1, 2, 3. 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5. Sentitevi respirare forte. Ancora vai, inspira, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, ultimi 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Mani sotto alle ginocchia. Ascoltiamo un attimo l'effetto rinvigorente degli Andred che hanno messo in circolo bene tutto il nostro sangue. Inspiriamo. E nel fuori l'aria ci solleviamo con la testa e con le spalle, approfondiamo l'addome e ci mettiamo in posizione seduta. E oggi appunto attraverso il roll up con varie varianti, mi piace varie varianti, andiamo a sciogliersi bene la schiena. Partiamo seduti appunto con questo abbraccio bello forte delle nostre cosce. Inspiro, cerco di raddrizzare il più possibile la colonna. E nel fuori l'aria, senza muovere le braccia, muovo la schiena all'indietro e vado a distendere proprio la schiena, anche la pelle, proprio i tessuti anche. Lasciate andare in avanti le scapole, non tanto in alto, però in avanti sì, per distendere i tessuti, proprio anche quelli fra le scapole. Inspiro, mi elevo su, 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 su.
E fuori l'aria, approfondisco, attivazione della powerhouse, quindi attenzione, non siamo flush verso il basso, ma in tenuta. Fuori, fuori, fuori sono le ultime costole a questo livello che devono spingere indietro. È facile sentire la spinta delle costole in alto, come se facessimo solo una gobba. In realtà è proprio dalla chiusura delle costole basse, che andiamo ad aprire anche la schiena dietro. Ultima volta. E voilà, molto bene. Ora allontano un po' i piedi, li metto più avanti, ma lascio le mani, anziché un abbraccio stretto con tutte le braccia, mani nel cavo popliteo. La schiena parte diritta, leggermente inclinata. Respira. Fuori l'aria, attivazione della powerhouse, strizza bene i glutei, ruota e scendi dietro fino a che le braccia si stendono. Quindi riesco a sentire l'appoggio del sacro, parte della lombare, apro bene le scapole dietro, inspira, approfondisci, inizia proprio dall'attivazione della powerhouse. Ci deve essere una sorta di preparazione invisibile un nanosecondo prima del movimento. Cercate di non recuperarla dopo la powerhouse, ma partire prima, ok? Allora, schiena inclinata di poco, inspira. Fuori l'aria, attivazione della powerhouse, glutei, ruota, scendi, collo lungo, vado all'indietro fino a che appoggio il sacro. E qui devo pensare all'opposizione di spingere il coccige avanti e le ultime costole indietro. Inspira, attivazione della powerhouse e quindi su. Ultimo, inspiro, inclino. E fermo, in attivazione e quindi su. Ora mi preparo con il piede destro sollevato da terra, entrambe le mani sotto al ginocchio destro, inspiro e nel fuori l'aria con controllo scendo solo fino alla puntina delle scapole. Respira. Attenzione che qui la posizione asimmetrica vi spinge ad avere un compenso, ovvero l'anca destra più giù e la sinistra più su. Parlo di pochi centimetri, non parlo di un'evidente rotazione. Quindi voi dovete schiacciare giù l'anca sinistra per mantenere bilanciato il bacino. Inspiro, attivazione della powerhouse e quindi su. Dall'altra parte prendi l'altra gamba, vedi che già. Prendendo la gamba un po' l'anca sinistra si sposta, la ripiazzo, la metto proprio pari all'altra, inspiro, fuori l'aria, ruoto, appoggio il sacro, arrivo all'appoggio delle ultime costole, ed scusatemi, della punta delle scapole, inspira, attivazione e su. Molto bene, tutte e due le gambe ragazzi, inspiro. Fuori l'aria rotonda la schiena, le gambe offrono un po' di resistenza, così mi attacco tra virgolette alle mie stesse gambe. Inspiro e fuori l'aria su. Ancora, inspira e fuori l'aria giù. Scendo in e fuori. Appoggio i piedi, stacco le mani, allunga le braccia in avanti, abbassa la testa. E le spalle in avanti, tocca un punto lontano con le mani, inspiro, questa volta scendo senza l'aiuto delle gambe, strizzo i glutei nella prima parte della discesa, quindi li rilasso per andare ad appoggiare meglio la lombare e arrivo fino alla punta delle scapole, inspiro, fuori l'aria, approfondisco e provo a salire senza l'aiuto di una delle gambe, fosse necessario, sapete. Quando arrivate qui, provateci con la forza del vostro addome, ma non forzate se non riuscite, aiutatevi con la gamba. Chiaro che lo sforzo ci deve essere, ok? Però provateci, se sentite però il blocco nella schiena, aiutatevi con le gambe. Con una è sufficiente. Scendo all'indietro, puntina delle scapole, respira, approfondisci e su. Molto bene. Ora prendiamo i due
tovaglioli, fazzoletti, quello che siete riusciti a procurarvi, e stendiamo le gambe e ci mettiamo con le mani sopra, ok? Adesso il mio tappetino è molto largo, quindi partiamo con le mani posizionate dietro la schiena, le gambe distese con i piedi flex. Parto con la schiena bella eretta, leggermente inclinata, le gambe sono forti. La parte della mano sulla quale faremo leva è proprio l'inizio del palmo, ok? Tenere e patenar. Da qui addirittura posso tenere le dita sollevate, ma verrà abbastanza naturale questo sollevamento delle dita. Inspiriamo. Fuori l'aria, strizza i glutei e arriccia il sacro in sotto e piega la testa in avanti. Attenzione che non è cado con la testa e basta, eh? Giù lo sguardo, porto il mento alla gola. Devo sentire già tirare il collo in questa posizione. Inspira. Fuori l'aria. E fai scivolare le mani di lato, lasciando un po' di intrarotazione nelle spalle. Fuori, 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 scava, 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 scava. Facciamo una discesa molto lenta e controllata. Porto un ginocchio al petto, per chi non riesce a salire senza l'aiuto delle mani, inspira, fuori l'aria, solleva la testa e le spalle, inspiro, e su. E di nuovo, prima mi allungo in avanti, come nel nostro classico roll up, mi allungo in avanti posizionando le mani a terra ai lati delle gambe, guardo l'ombelico, ok? E vado lontano con le mani, più vado lontano, più guardo il mio ombelico, mi tiro uno, mi tiro due, mi tiro tre, comincio a tornare, posiziono le mani dietro al corpo, sui miei tovagliolini, strette le gambe, stretti i glutei, parti con la schiena diritta, sentiamo bene la differenza, intanto devo scaricare il peso indietro. Non, così non è tutto a carico di schiena e addome. Respira, fuori l'aria, arriccia il sacro in sotto e giù lo sguardo, mento alla gola, fuori l'aria, bene, fuori, fuori, fuori. Respira e di nuovo approfondisci dalla powerhouse e vado giù lentamente, lentamente, continua, continua. In questo caso tenetemi i glutei contratti. Continua a guardare il mio ombelico, ruota, 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 ruota e giù. Riposiziono un po' più avanti i tovagliolini, braccia in alto, facciamo una salita ancora, inspira. Fuori l'aria, solleva la testa, guarda la punta dei piedi, approfondisciti bene, respira. E su, punta le mani ai lati delle tibie. Vai lontana, lontana con la powerhouse attiva. Guarda il tuo ombelico. Quasi avete l'impressione che le braccia siano più su della testa da quanto guardate giù nel vostro ombelico. Torna, gambe forti, posiziona le mani sui tovagliolini. Forti le gambe, schiena che parte diritta. Respira. Fuori l'aria, strizza forte, forte i glutei, imposta la powerhouse. Giù lo sguardo il più possibile. Fuori, 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 respira. E di nuovo, fuori, 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 scendi piano, 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 piano. Fuori, 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 guarda la pancia, deve andare solo in dentro, solo in dentro. E voilà. Molto bene, rimaniamo giù. Braccia lungo i fianchi, preparo la gamba destra sulla verticale, la tengo un attimo con tutte e due le mani, sistemati la box, la schiena, le braccia, ok. L'altra gamba, mi raccomando, è forte, con il piede flex, mentre la gamba di sopra ha il piede point. Allora, facciamo partire il movimento di one leg circles dall'anca, vado bene in twist. Inspirando disegno la prima metà del cerchio, espirando recupero con il massimo della box stabile. Inspiro, incrocio, fermi con l'altra gamba, non fate girare anche l'altra gamba, così vi lavora bene tutta la muscolatura della gamba. E fuori l'aria, su, ancora. In, tiro, tiro, tiro bene
E fuori l'aria, stabilizzo ancora. Sentitevi respirare bene. Ultimo. Fletto la gamba e la stendo. Mi sistemo nella posizione neutra supina, attiva. Fletto la gamba sinistra, la stendo al soffitto, la prendo un attimo con entrambe le mani. Nel frattempo sistemo il corpo, la muscolatura della gamba sinistra un po' si allunga, si adatta per meglio eseguire l'esercizio. Petto aperto, braccia lunghe, movimento che parte dall'anca sinistra, si solleva per portare la gamba di lato, incrociandoci. Attenzione all'altro piede, all'altra gamba, deve restare il più possibile nella sua posizione. E fuori l'aria dalla powerhouse, recupero, vai. Inspira, tira bene la posizione, fuori, 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 fuori. Ancora due. Ultimo. Fletto il ginocchio, stendo e metto entrambi i piedi flex. Preparo le braccia sulla verticale, corpo forte, gambe fortissime. Stiamo lavorando anche solo per mantenere la posizione neutra supina. Respira. Forti anche le mani, sollevati, metti la testa fra le braccia, svuota qui, svuota, 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 svuota. Inspirando, sali. Allungati una volta, vai, tirati. Tirati, tirati e su. Rolling like a ball. Un passo in avanti con i glutei, stacca i piedi da terra e abbracci le tue ginocchia, proprio le tue gambe, incrociando le braccia davanti alle tibie, così forte. E dovete chiudervi, chiudervi, ok? Le braccia vi impediranno l'apertura, anche se nella risalita qualcosa succederà. Quindi vi lavoreranno sicuramente le braccia, ma la vostra powerhouse individua la strada. Viene costretta l'attivazione per portare a termine l'esercizio. Ancora una e poi proviamo anche con l'altro accavallamento delle braccia. Vai, strizzati bene, chiudi. E su, chiusi, 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 e su, ancora, vai, vai, vai per l'ultimo, voilà, appoggi i piedi, mi siedo un po' più indietro e quindi scendo, tira le ginocchia al petto, ok? Da qui, inspirando, eseguiamo prima double leg stretch con l'esercizio, diciamo, della squadra. Ovvero, porto le gambe sulla verticale, le braccia dietro e fuori l'aria, tiro le ginocchia al petto senza staccare i glutei. Quando tiro le ginocchia al petto, sto approfondendo e devo staccare proprio il ventre dalle cosce e allungare bene la schiena. Inspira e ancora uno. Fantastico. Ora solo tre, molto intensi, le gambe anziché sulla verticale, sull'orizzontale. Le braccia restano ai lati del corpo, ok? Attenzione, io baravo, andavo su, appoggiavo sul divano. Inspiro, stendo a pochi centimetri da terra, stringo le braccia contro il corpo e fuori ritorno. Attenzione che è molto intenso, quindi tutta la forza della vostra powerhouse, solo tre ripetizioni. Vai. Inspira, tutto il corpo lavora, fuori l'aria. Più le gambe si stendono, più il vostro tronco diventa un mattone di cemento. Ultimo, davvero. E voilà. Passiamo a single leg stretch. Partiamo con il ginocchio sinistro trattenuto al petto, ok?
Attenzione che è asimmetrica la posizione, quindi curiamo l'allineamento delle anche. Con il piede destro sfioro il pavimento e vado a stendere la gamba in avanti. Resta bene in questa posizione. Con la gamba destra non la devo far cadere in fuori, ma resta bella diritta. Strizzo il gluteo e apro bene la linea dell'anca qui. Più apro la linea dell'anca, più tiro l'altro ginocchio al petto e più approfondisco bene il mio addome. Lento il cambio. Tengo con tutte e due le mani il ginocchio destro al petto, il piede sinistro sfiora il pavimento, estendo la gamba bene in linea, tiro da una parte, tiro il ginocchio dall'altra, apro l'angolo all'anca, fuori, 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 cambio, inspiro e fuori, 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 la colonna si allunga attraverso la nuca e il collo. Ora più veloce, due movimenti, inspiro e due movimenti per buttare fuori l'aria. In, in, fuori, fuori. 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 In. In, continua ad imprimere il centro della schiena giù, sentitevi respirare. Ultimo. E fuori bene. E voilà. Pausa. Appoggio i piedi, sciogliamoci un attimo con la schiena portando le gambe a destra e a sinistra. Mi tiro bene, abbiamo aperto e disteso anche l'ilio psoas. Apro, ruotando bene. E voilà. Portiamo le ginocchia al petto, mani sotto alle ginocchia, ci solleviamo e ci mettiamo in posizione seduta. Divarichiamo il più possibile le gambe, piantiamo bene i nostri glutei a terra. Se volete, per scivolare meglio, potete tenere i due straccetti, i due asciugamani, quello che avete recuperato, sotto le vostre mani. Pianto bene le anche, sistemo le gambe distese con i piedi flex. Attenzione a non rimanere spanciati con il costato. Punto le mani sui tovaglioli, inspiro, fuori l'aria, giù la testa, guardo l'ombelico e vado in avanti il più possibile. Vai, vai. Vai, vai, raggiungi il tuo limite mantenendo le gambe tese dritte. Respira e nel fuori l'aria vai di più, di più, di più. E quindi ritorno, mi allungo bene come se avessi un muro dietro a me al quale allinearmi. Respira e fuori l'aria, giù la testa. Pensate di andare subito a intercettare con lo sguardo il vostro ombelico e mantenete lì lo sguardo. Raggiungo il massimo e da lì vado oltre, oltre, oltre e risalgo. Un respirone, piazzate bene gli ischi quando tornate e fuori l'aria, testa, collo, intercetto con lo sguardo il mio ombelico. La powerhouse sta lavorando, arriva al massimo e vai oltre, oltre, oltre e su. Fantastico. Riavvicino un po' le gambe, le tengo larghe quanto il materassino circa, diciamo poco più delle anche, ed eseguiamo il twist per eseguire the saw. Ben piantati sui vostri ischi, piuttosto di stare con le gambe distese ma con la colonna curva, fletti un po' le ginocchia, raddrizza bene la schiena. Braccia fuori, chiuse le scapole dietro la schiena. Facciamo prima solo il twist, un bel twist, forte. Giro a destra, ma sento pari la pressione delle anche, degli ischi a terra. In soprattutto l'opposto, il sinistro. Torno e dall'altra. Vado bene in twist. Sento se c'è differenza fra un lato e l'altro. Bene, costruiamo l'esercizio.
Di nuovo partiamo dal twist. Giro i palmi delle della mano dietro, allunga le braccia. L'idea di allungare le braccia è come se vi facesse aumentare il vostro twist. Posizionati, mano al mignolo, fronte al ginocchio e da qui vado oltre. Allunga bene le braccia e la powerhouse è forte. Due, tre. Torno in twist con le braccia lunghe, torno al centro con le braccia, palmi in giù. Inspira, twist a sinistra. Prepara bene le braccia e allungale, senti l'effetto delle braccia. Mano destra al mignolo sinistro, fronte al ginocchio e vado al mio massimo e da lì prova a superarmi. Uno, due, tre, torno in twist, torno al centro, con fluidità. Inspira e uno, due, tre, centro. Inspiro e uno, due, tre, centro. Ultimo di qua, ultimo di là. Vai, uno, due, tre. E uno, due, tre. Voilà. Vesso reverse. Da qui, sciogliti un attimo, molla un attimo le spalle se serve. Andiamo ancora in twist a destra. Cadi lontano con la mano, appoggia il gomito, verifica l'appoggio dell'anca sinistra. Prepara il braccio sinistro nella diagonale alta, immagina che ti tirino e quindi vado in un twist con tutta la colonna. Allungati. La parte interessante, oltre a questo stiramento, ci sentiamo ben allungati. Innanzitutto, ragazzi, questo gomito respinge il suolo, eh? L'attaccatura qui del nostro retto. Vi ricordate dalla lezione di ventre piatto? Fatevi questa manovra per stimolare la forza nel vostro retto e nell'addome. Ora, da qui, mentre ancora cerco di toccare un punto lontano, la mia anca sinistra cerca il pavimento. Si sblocca bene la schiena, eh? E ritorno e su. È molto forte, quindi fate attenzione, siamo comunque belle calde, belli caldi. Vado, mi giro così vedete meglio. Vado a sinistra, twist a sinistra. Cado lontano, mi appoggio sul gomito, verifico bene la spinta della spalla, l'attivazione del mio retto dell'addome. Vai con il braccio nella diagonale alta dietro, mi tirano e mi allungo. L'anca destra si alza, ok. Vai a sentire bene lo stretching, tieni comunque connessa l'area dello sterno al pube. Un bel respiro. E adesso è l'anca destra che mentre ancora mi allungo e resto là lontano con la mano, va giù a cercare il suo appoggio. E voilà. Il ritorno. Molto bene. Mettiamoci sdraiati, proni. Mettiamo con le gambe unite, molto forti. Ok? Inizia per sistemare la posizione, potete appoggiare mano su mano, fronte sul dorso delle mani. Gambe, se avete crampi ai piedi, ogni tanto appoggiate le dita rovesciandole. Comunque, fortissime le gambe. Già qui sto facendo esercizio. Per l'interno delle cosce e in parte anche i glutei. Schiaccia il pube giù, ok? Per aprire le anche. Non fate questo, però, non è una retroversione, è solo evitare. Allora, siccome da sdraiati si tende a inarcare, cerco il pube che appoggia a terra e la sensazione di aprire bene anche le anche sul mat. Risucchia la powerhouse, ti rimangono le ultime costole appoggiate. Ora solleva le gambe e le lasciamo lì, così i nostri glutei continuano a lavorare. Prepariamo le nostre braccia fuori con i pollici in autostop. Mi stacco con testa e spalle, resto sempre su, scapole nella schiena, powerhouse. Inspirando, giro i pollici in su e indietro, quindi mi trascino un po' più su, ma la pancia non deve spingere fuori. E quindi ritorno. Resto su, inspiro e fuori scendo un po', inspiro e fuori scendo un po', su bene le gambe dai glutei, scava l'addome, scava,
Più vado su, più ritraggo la pancia in dentro, tenderebbe a spingere in fuori e a sentirla bene verso il materassino, al contrario, risucchio bene e ritorno ultimo, forza, bene i pollici e riposo, bravissimi. Mani sotto alle spalle, mi spingo proprio con le braccia, forza nelle braccia per sollevarvi, mi muovo lentamente e raggiungo con i glutei i talloni e vado a stendere la schiena. Rest position, lascio un attimo la fronte a terra, mi allungo bene. Voilà. Ora rinforziamoci ancora un attimo nella schiena con la posizione della quadrupedia. Mettiamo, vi ricordate, la graffettina qui tra lo sterno e l'addome, senza imprimere alla schiena né una curvatura in un senso né una curvatura nell'altra. Posizione della tavola. Stacco il braccio destro e la gamba sinistra e mantengo 10 secondi. 1. Fate attenzione all'anca sinistra, non si deve elevare neanche di mezzo centimetro, pari all'altra. Mantieni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Braccio sinistro, gamba destra, cura l'allineamento orizzontale delle anche, il ginocchio guarda proprio giù, graffetta nell'addome, mantieni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, vai un'altra volta per lato, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, ultimo, tengo, cura la posizione, il dettaglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Mettiamoci sul fianco destro, adagiamo la testa sul braccio, gambe lunghe, un po' di stabilità anche sul lato del corpo. Su bene il nostro fianco per mantenere la colonna in una posizione neutra. Eseguiamo oggi solamente scissor. Solleviamo le gambe e le manteniamo un attimino e troviamo l'equilibrio, possibilmente senza l'appoggio dell'altra mano. Scarico il peso della testa sul braccio, vado a sentire bene la connessione fra pube e sterno. Vi ricordate dalla lezione di ventre piatto il suggerimento? Abbiamo chiamato la mano insegnante che vi aiuta a sentire sfiorando e con dei piccoli gesti sviluppando più forza nei nostri muscoli. Ora andiamo a sforbiciare le gambe e ci manteniamo forti nel tronco. Vai, 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 grande, provaci, grande, grande, vai, provaci ad ampliare il scissor. E a mantenere bene l'equilibrio. E voilà, raccolgo, mano sinistra a terra, premo sul pavimento, forzo il con il braccio, la risalita e cambio. Mi adagio con la testa sul braccio, verifica bene la posizione, l'altra mano è in appoggio sul fianco. Vado a sollevare le gambe, riverifico la mia posizione, lunga la schiena, posizione neutra sul fianco, vado ad attivare la linea pube sterno, perché si tende, adesso esagero, a rimanere in apertura e spanciati, collo lungo, rilassato giù, inizio a muovere le gambe in scissor, che respira profondamente. E prova anche ad ampliare scissor, sia in termini di velocità, sia in termini di ampiezza. Ulala. Provaci. Grande. Sbilanciati un po'. E stop, raccolgo le ginocchia,
mano destra a terra, fai forza con il braccio per sollevarti. E lo so che sei lì, che hai una voglia matta di fare SIL, la nostra foca. Vai, braccia distese in avanti, mani a preghiera. Stacca i piedi da terra, giù le mani, le separo, prendo l'esterno delle caviglie. Con le braccia sostieni le ginocchia, con i piedi sostieni le mani. Fai solo la battuta, parte dalle anche, dovete muovere proprio le gambe, non solo i piedi. Ok, la powerhouse è in tenuta costante, faremo due battute, dondolo, su, balance, due battute, dondolo, balance, e ancora, batto, batto, dondolo, su. Continua a sostenere con le braccia le ginocchia e con i piedi le mani, dai forza alla posizione, dai ancora uno, batto, batto, dondolo, e su, appoggia i piedi. Siamo all'inizio del tappetino e ci giriamo per preparare il nostro elefante. Piedi separati quanto le anche. Inizialmente abbiamo gli avampiedi in appoggio. Come primo obiettivo ci sarà l'appoggio dei talloni. Vi faccio capire come. Innanzitutto ci solleviamo con il bacino, lasciando il peso anche in avanti sulle braccia, e cerco l'appoggio dei talloni. Oggi proviamo a sollevare bene anche le dita dei piedi. Ok, trova la posizione dalla quale partire, dove senti i talloni appoggiati e le gambe distese. Ok? Magari dovete andare un po' più avanti con le mani. Ora portatemi lo sguardo al vostro ombelico e curvatevi bene verso l'alto con la schiena. Respirate e fuori l'aria bene. Camminiamo ora in avanti con le mani fino a che riusciamo a mantenere giù i talloni e la schiena rotonda verso l'alto. Spingete bene in alto proprio l'area delle scapole, tra le scapole, respingete bene il suolo, inspira e fuori l'aria resta. Torna indietro. E scendi. Ok, ora apriamo un po' le ginocchia e modifichiamo, non è tanto facciamo proprio una rana, immaginiamo il salto della rana che spingendo dalle gambe va in avanti con il resto del corpo, quindi spingo e ritorno, come se fosse proprio una rana che salta, le braccia danno sostegno e guidano, e ancora up e ritorno. E ancora avanti e ritorno, e ancora avanti e ritorno, ancora avanti e ritorno, ancora avanti. Molto bene, ora ci facciamo qualche piegamento in più, non dalla posizione di panca frontale, ma dalla posizione di quadrupedia. Ok, però non ne facciamo 5, ma qualcuno di più. Allora, posizione neutra della schiena, andiamo a piegarci sui nostri gomiti senza lasciare che i gomiti vadano fuori. Dovete spingerli voi, guidarli, facendoli andare indietro verso le ginocchia, oltre che verso il pavimento. Il collo resta lungo, le spalle restano giù. Inspiro, scendo. Espiro, torno. Ancora. Attenzione, guidate bene i vostri gomiti. Bene la schiena.
ultimi tre. Ultimo. Bravissimi. Raggiungo la posizione della rana accucciata. Di nuovo. Mettiamo i piedi comunque in parallelo, dobbiamo rialzarci pian piano, ci solleviamo con il bacino fino a che appoggiamo i nostri talloni, lascio le gambe un po' piegate appena appena, rilasso completamente giù le braccia, il busto, lascio a penzoloni la testa, mi lascio tirare bene e molto lentamente andremo a risalire, rimanendo con il peso un po' in avanti, così la nostra powerhouse è costretta ad intervenire. Va bene, troviamo una buona postura, allungatevi verso l'alto, l'ultima a salire ovviamente la testa, ricordatevelo, ma penso sia anche intuitivo, perché non giri la testa. Valutate ora come state, come vi sentite. Benissimo, quindi vi auguro una bellissima giornata e noi ci vediamo presto con una prossima lezione, una prossima pratica. Ciao!